Un ciao dalle stelle, amici di Buongiorno Cielo. Ecco l'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 febbraio. Ariete, il bello della settimana è che sei tornato pratico e concreto e sempre più spesso dimentichi che hai quel Saturno opposto e riprendi a correre. Attenzione solo il 4 e il 5 a non osare troppo. Giorni invece per osare il 7 e l'8. Toro, quello che salta agli occhi è la tua determinazione, ma se anche l'ottimismo è scritto nelle tue stelle, sul lavoro non puoi ancora sederti sugli allori, meglio invece il dialogo d'amore e buone le intese fisiche, giorni per osare il 4 e il 5. Gemelli, il vero problema è che neanche tu sai cosa cerchi veramente, soprattutto in amore, dove i malintesi sono ormai all'ordine del giorno. Molto meglio sul lavoro, anche se devi avere la costanza di crederci. Giorni per osare il 6 e il 7. Cancro, mentre i nati a fine segno sono ancora presi dalla malinconia di Saturno, i nati di giugno hanno buoni motivi per sentirsi scatenati e anche molto creativi. I nuovi interessi si dimostreranno fondamentali. Giorni per osare il 4 e il 5. Leone, occhio alla noia, soprattutto nel weekend, che può sottolineare una distanza o una mancanza sia affettiva che professionale. Molto meglio da inizio settimana, con la luna piena nel segno che tonifica e ricarica i tuoi sogni. Giorni per osare il 7 e l'8. Vergine, inutile rammaricarsi se le cose non sono nell'ordine prestabilito. Tutto a partire dai soldi in arrivo andrà a posto tra pochissimo, anche se forse per il bisogno di aria nuova si allunga l'elenco dei flirt e delle scappatelle. Giorni per osare l'8 e il 9. Bilancia, anche se soprattutto il 4 e il 5 puoi farti ancora condizionare troppo dalla presenza-assenza di una persona che ti piace, sei ora più ottimista e con l'ambizione giusta per stravincere a partire dal lavoro. Giorni per osare il 7 e l'8. Scorpione, questioni legali in primo piano e semmai situazioni che riemergono dal passato. Sempre intense invece le emozioni d'amore, ma occhio che un amore segreto potrebbe diventare di dominio pubblico. Giorni per osare il 4 e il 5. Sagittario, amore in stand-by e sul lavoro eccoci qua, ancora a fare i conti, ancora ad aspettare una telefonata, ancora a far partire quella mail, ma tutto questo impegno porterà certamente a qualcosa di buono. Giorni per osare il 7 e il 6. Capricorno, sul lavoro nonostante le nubi passeggere, tutto ti è ora molto più chiaro, l'amore ti gratifica ancora così come la passione, anche se in famiglia forse c'è una persona che ti dà ansia o molti grattacapi. Giorni per osare il 7 e l'8. Acquario, anche se non devi trascurare gli aspetti legali, la situazione professionale ed economica è piena di promesse e in amore con il plenilunio di inizio settimana le emozioni sensuali sono molto probabili. Giorni per osare il 7 e l'8. Pesci, grandi novità nel tuo cielo d'inverno, Nettuno entra nel segno per cominciare un transito che durerà molti anni. Gli effetti saranno straordinari per fantasia e creatività e molti sogni che si realizzeranno a partire dall'amore. Giorni per osare il 4 e il 5. Ciao a tutti.